Torino ha un suo pubblico appassionato e deve il suo successo alla sua credibilità, che non nasce certo quest'anno, ma che è stata costruita in 30 anni innanzitutto. Poi affonda le sue radici nel fatto di essere un festival metropolitano, cioè di una grande città. Ci sono intere famiglie che prendono le ferie per venire a vedere film, e quindi mi sono avvicinato a questa cosa cercando di innanzitutto di non snaturarlo e poi di, se possibile, rendere il festival ancora più espansivo e inclusivo. Questo è un po' forse la critica dall'altra parte, che espandendolo si rischia di cancellare l'identità di indipendente del film. Credo che i festival del futuro necessariamente dovranno porsi questo problema se non vogliono essere autoreferenziali o delle conventicole destinate a chiudersi dentro delle cantine. Il cinema è questa cosa qui, forse non è una cosa sola, il cinema è una cosa... diciamo che è fatta, composta da una pluralità di sguardi, dove prevale in genere una proposta popolare in termini numerici, e nelle cinematografie sane, dove le industrie sono virtuose, si adoperano queste grandi risorse del cinema popolare per arricchire l'offerta. Semmai il problema è che questa cosa in Italia rischia di non avvenire, perché da noi i meccanismi industriali sono soffocati da tanti limiti, insomma non c'è un meccanismo virtuoso come in altri paesi, come la Francia o la Spagna. Sono veramente delusa dal panorama culturale cinematografico italiano. E purtroppo credo che operazioni come le nostre sono veramente eccezionali. Questo film nasce dalla volontà di sviluppare un progetto filmico in Palestina in cui i palestinesi potessero essere parte attiva proprio della creazione del documentario e anche della ripresa. Nel senso che quando siamo scesi noi avevamo questa idea di comunque raccontare una Gaza che probabilmente il media di solito non racconta, no? E comunque non era ancora stata raccontata dal media occidentale. Chiaramente con i presupposti di questo progetto trovare una produzione ufficiale era praticamente impossibile, nel senso che vai a dire faccio un progetto filmico a Gaza in cui poi uscirà un film, un produttore già, 5 registi, si mette sul chi vive, insomma. Quindi abbiamo già deciso subito, ho detto no, facciamolo dal basso, autoproduciamolo.